c'erano tutti questi impresari, molti uomini d'affari che dicevano quale sarà la prossima grande canzone, quale sarà la prossima. E ce n'era immancabilmente una. Non c'è nulla che tu possa fare, non puoi dire basta. Dobbiamo riconoscerlo, il rock fu l'avvenimento musicale più eccitante degli anni 60. La caratteristica di quel tempo era che ogni cosa veniva afferrata, usata e consumata. Di ogni cosa si poteva disporre e sicuramente fu uno spreco spaventoso. È una scena disgustosa, è come se sguazzassero nella loro giovinezza per non rinunciare alle cose con cui sono cresciuti. Furono anni grandiosi, fu una festa e ora la festa è finita. You're gonna life is a future, and don't be no dread. You got the life is a future, or maybe it's another bed. You're gonna life is a future, and don't say it on. You got the life is a future, and I said on. La musica degli ultimi 5 anni è lo sgretolarsi degli anni 60. Tutto è iniziato negli anni 60. Tutto si è consacrato fino all'ultima goccia e non è rimasto niente. Il solo aspetto che salva il rock è che la gran parte delle altre manifestazioni culturali che stanno nascendo sono irrilevanti. Adesso è un mezzo d'evasione assieme alle discoteche e a tutto il resto. La gente vuole musica senza pretese, superficiale. Non dico che sia marcia, dico soltanto che è da gettare. Viviamo in un'epoca insignificante, forse questi sono gli anni più futili e irrilevanti nella storia della cultura occidentale. Questo giustifica la grande quantità di musica così incredibilmente scadente che viene prodotta. È noiosa, ripetitiva, fredda, priva di emozioni e manca di quello spessore e di quel calore che nella musica viene dall'energia intellettuale. Thank you.
deciso di cambiare e fare soldi con qualcos'altro. E io ne fui molto contento. Le cose alle quali ho lavorato nella mia vita, come l'opposizione alle tasse, l'opposizione alla guerra, il movimento per i diritti civili, le dimostrazioni contro la guerra, erano cose da fare, ma ora c'è una pausa, la guerra è finita. Quando scoppierà un'altra guerra, torneremo al lavoro. Questa canzone parla di una prigioniera politica nell'URSS, una donna che ha scritto una poesia sull'invasione della Cecoslovacchia, che non è piaciuta molto al governo russo. L'hanno messa in manicomio e le hanno detto che era diventata pazza. Fanno così là, mentre da noi si fanno altre cose schifose. È una donna molto coraggiosa. Ogni volta che esce dal manicomio scrive un'altra poesia e la mettono dentro di nuovo. Probabilmente è grazie a queste persone che noi oggi siamo ancora vivi, grazie al loro coraggio. I miei genitori sono quaqueri e sono contrari all'uccisione della gente. Fin da quando ero molto piccola andavo alle riunioni dei quaqueri. Tutti stavano in silenzio. Odiavo le riunioni, ma ho capito qualcosa. Mio padre è un fisico brillante, ma non avrebbe mai lavorato per il Ministero della Difesa, anche se così facendo avrebbe guadagnato di più. E così sono stata tirata su come pacifista. Natalia Gorbaneva. What is there left behind the door that never opened? Are you insane as they say you are, or just forsaken? Nel 75, nella maggior parte delle società del mondo, tutto si fa così. E quando la rivoluzione non scoppia, ti arrabbi, ti innervosisci e torni sulle colline a coltivare grano turco o miele organico, o ti metti a buttare bombe o qualcos'altro. Perdi il senso di quello che sai fare, vedi quello che c'è da fare, ma ti sembra talmente enorme che quasi tutti indietreggiano subito. Se invece riesci a vederti come una molecola in una frana che passa e ti accontenti di questo, allora scopri che anche altre molecole sono lì e provi una grande gioia. Io ho fiducia nelle persone. Non ho mai avuto fiducia in un governo con cui ho avuto che fare, mai. I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's
Vuole recitare una delle sue ultime poesie per la televisione? C'è qualcosa che ha scritto di recente? Non mi viene in mente niente. Sono distrutto. Nessun capo per questo mondo. Nessun santo per quelli che soffrono. Nessun cantante, nessun musicista. Nessun amico per i miei amici. Nessun amante per quelli che mi amano. Solo la mia avidità mi rimane, che consuma ogni minuto, che non viene con il mio trionfo insano. Mostrami la via ora, stasera, amare ed essere amato, nella passione che non posso ignorare, nonostante le tue lezioni. Dammela e lasciami essere per un momento, in questa triste e confusa miseria, un animale felice. When we pulled across the border, I was crossing to surrender. The best I could not do. Keep my gun in a bag. I've changed my name so often that I've lost my wife and children. But I have many friends. Some of them are really happy with me that they're mine. And all of them gave us shelter, kept their dinner in the ground, and the soul in the game. She died without a Un romanzo vende da 500.000 a 1.000.000 di copie. Appena usciti, questi libri hanno venduto 2.000 copie. Bisogna considerare il successo in questi termini. Se scrivi un libro, lo pubblichi l'anno dopo e vinci il premio Nobel, allora lo puoi considerare un successo. Ma quando scrivi una poesia a 15 anni e ci vogliono 20 anni perché la gente la legga, non puoi parlare nello stesso modo. Il successo deve significare qualcosa di diverso, no? Parla di successo, ma cosa significa il successo per lei? Il successo significa sopravvivere. I'm only first lieutenant, but I'm the one that gives the orders of sending home wounded a dime. And every night I must sit and write letters such as this to the wives and the mothers of my men. And now I must tell you that your boy won't be home again. A fine man, quiet and dependable, wounded always got a smile. My thoughts knowing that on their way back home they may be dropping to say hi. But as we're advancing, one day the roommate had to come his way and we never saw him again. And I don't know how I go on breaking hearts with this pain. Come on, have your pretty son. Come on, I'll put out your gun. So tell you on your medals of injury. When your mother's 13 men and you'll do the same again. Get out of here and take your English border. Of your fist we have a tool and we know you all as well. And if you just found a cartery of fine men, but we fight for our proud land, so in the field we stand. And for men can we the ship, I love the island. Oh, come on, help your pretty hands, come on, help it out your gun. So tie you on your medals of vendetta, when
and you murdered 13 men, and you'll do the same again. Get it out of here and take your English border. I'd just fire up your range, sure we knew you weren't to blame. And like I hear the word on the pamphlet, don't think back for those disclosed, for your judge was pretty soon. And we all know how the English are impartial. Come on, get pretty fun. Come on, I'll put out your gun. You'll tell you when your medals up and carry. When you murder 13 men, and you'll do the same again. Get out of here and take your English border. One more. Nell'Irlanda del Nord c'è una tradizione di canzoni oscene e violente che incitano all'odio verso la gente. Sostengono una causa senza analizzarla a fondo. Credo che le buone parole siano adatte a capire i difetti e a vedere la verità di entrambe le parti. Ma questa tradizione non c'è nelle canzoni irlandesi. Quelle che ho scritto io sono più obiettive. Non prendo una posizione precisa, anche se tutti i poeti si sentono frustrati a non prendere una posizione nella società in cui vivono. Io ho smesso di scrivere poesie e ho cominciato a scrivere canzoni per cercare di raggiungere più persone, cercando di applicare alla canzone gli stessi criteri con cui si tenta di scrivere una buona poesia. Last July in the morning, a new day begun. How peaceful and pretty if the moment could stop, like a hinny is straightening things in his shop. His wife is outside serving petrol, and then a child takes a cloth to a big window pane. And Mrs. McLaughlin is scrubbing the floor when Aggie Holmes crossing the street to the door. Mrs. Brown looking around for her cat goes off up an entry. What's strange about that? Not much, but before she comes back to the road, the strange car parked outside her house will explode. And all of the people I've mentioned outside will be waiting to die, or already have died. An explosion too loud for your eardrums to bear. Young children squealing like pigs in the square. All faces chalk white or streaked with bright red. And the glass and the dust and the terrible dead. For an old lady's legs are ripped off, and the head of a man's hanging open, and still he's not dead. He is shrieking for mercy while his son stands and stares and stares, and then suddenly quick disappears. And Christ, little Catherine Aiken is dead. Mrs. McLaughlin is pierced through the head. Meanwhile, to Dungiven, the killers have gone, and they're finding it hard to get through on the phone. The Sperrin surrounded the Fucking close by. At each end of Main Street, the hills and the sky, the small town of Florida at ease in the sun. Last July in the morning, a new day begun. Se avessi qualche secondo prima di morire per dire qualcosa, direi: non lasciarti mai dire che non c'è speranza. Non importa quanto sei giù di morale o scoraggiato, non importa come ti hanno chiamato, alzati e combatti.
Puoi combattere con un sorriso. Può essere divertente combattere. Scrivi una canzone, dipingi un quadro, racconta una favola, ma fai qualcosa tu. Non lasciare che gli altri lo facciano per te. Non importa come, ma ogni essere umano, maschio o femmina, bianco o nero, giovane o vecchio, intelligente o lento, ha qualcosa da dire e dovrebbe dirla. Tutti dobbiamo dire qualcosa. I saw white lather all covered with water. Saw guns and shot swords in the hands of young children. It's hot. What did you hear the blue-eyed sun? What did you hear, my darling young one? There's the sound of a thunder that roared out a warning. There's the roar of a wave that could drown the whole world. There's the 100 drummers whose hands were blazing. There's 10,000 whispering, but nobody listening. There's the song of a poet that died in the gutter. There's the sound of one person who cried. Who did you meet, the blue-eyed swan? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. Met an old man who was wounded in hatred.
L'immagine è una cosa, l'essere umano è un'altra. È difficile tenere fede alla propria immagine, mettiamola così. In confronto a quello che fanno oggi, stai scherzando? Io non facevo altro che ballare un po'. Non lo so. Veramente non mi sento di criticare nessuno del mondo dello spettacolo. Secondo me c'è spazio per tutti. Odio criticare un altro artista. Prendo la vitamina E. Scherzavo, non lo so. Adesso sono imbarazzato. Non lo so. Mi piace il mio lavoro. Il rock and roll deve finire. E ok, dalle ok, è proprio finito. Ne abbiamo avuto abbastanza di farvi ascoltare rock and roll. Questa settimana romperemo tutti i dischi così non ne sentirete più. Perché, mi domanderete? Bene, è molto semplice. 17 anni fa qui a KWK abbiamo inventato un sistema che consisteva nel chiedere nei negozi quali dischi vendevano di più per trasmetterli poi alla radio. 17 anni fa funzionava a meraviglia. 10, anche 5 anni fa era un buon sistema. Ma in questi ultimi mesi ci siamo resi conto che ormai è superato. E allora non facciamo più indagini nei negozi di dischi. Niente più rock and roll. Ora rischierò di sembrare presuntuoso. E questo mi va bene. Ma io credo veramente, non perché io sia un genio, che ci sia qualcosa di magico che scorre con il fiume. Il grande Mississippi melmoso. Così, secondo me, poteva succedere ovunque. Ma il luogo più naturale per la sua nascita è il sud. E in particolare dove Andy ha scritto il blues. Bill Street, Memphis, Tennessee, USA. Mi sono ispirato ai grandi del rock and roll, del country rock e del rhythm and blues. Queste sono state le mie fonti. Tutti sapevano che mi stavo dando da fare nella speranza di creare nuovi talenti e soprattutto perché volevo che ci fosse libertà nella musica. Stavo alle costole di quella gente che l'establishment ignorava. Molti cantanti venivano più o meno dalla stessa mia zona e iniziamo insieme a cantare da professionisti. Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis.
sede in un raggio di 300 miglia intorno a Memphis, nella zona dell'Arkansas, del Mississippi, del Tennessee e del Missouri. Io facevo musica rigorosamente country, quasi bluegrass. Sam Phillips cercava di mettere insieme tanti musicisti per creare il tipo di musica che voleva sentire lui. Era una specie di miscuglio tra spiritual, blues e musica country. Tutti quelli che mettevano piede nello studio, qualunque fosse il loro stile, venivano spinti in una certa direzione. In realtà, pensandoci adesso, nessuno faceva le cose che si dovevano fare, quelle cose che faceva Sam Phillips per rendere viva la musica. Ma quando Elvis ha inciso il suo primo disco, quel genere di musica c'era già dappertutto. Per prima cosa gli ho chiesto che tipo di musica facesse e mi ha risposto che cantava canzoni religiose scritte per la maggior parte da lui. Ancora oggi mi piacciono molto quelle canzoni religiose. Tuttavia ho detto non è possibile, ho già abbastanza problemi, non riuscirei a venderle. Poi ho trovato una canzone di un compositore bianco che si intitolava Without Love. L'ho presa e ho deciso di chiamare Elvis per farlo venire a sentire la canzone e per vedere se gli piaceva. E lui è venuto. Abitava in Alabama Street, che dista circa un miglio dal luogo in cui ci troviamo ora. L'ho fatto chiamare dalla mia segretaria. Non aveva ancora messo giù il telefono che Elvis era già qui. Mi sono domandato come avesse fatto ad arrivare tanto in fretta. Così ho chiesto a Elvis, come sei venuto fin qua? E lui mi ha detto, di corsa, signor Phillips. Poi ho telefonato a Scottie Moore e a Bill Black e ho detto loro di prendere Elvis e di prepararlo su un pezzo qualsiasi. Successivamente avremmo visto cosa potevamo fare. Siamo andati avanti così per 6 mesi, poi ho deciso di intervenire. Ho detto, Elvis, hai qualche suggerimento? Trovami una canzone nella quale tu ti possa lasciare andare completamente. Non mi importa che genere di musica è. Lui ha pensato per un po' e poi ha detto, Mr. Phillips, si ricorda quella canzone di Arthur Big Boy Crudup? Il titolo era That's Alright, Mama. Se ricordo bene abbiamo fatto 2 prove e poi ho detto, perché diavolo non ce l'hai suggerita prima? E lui ha risposto, mi è venuto in mente adesso. Poi gli ho detto, ce ne serve un'altra, Elvis. Un'altra che conosci tu. Ci serve una canzone da mettere sul retro. Alla fine ha scelto Blue Moon of Kentucky di Bill Monroe. E io ho detto, non ci posso credere, mettere insieme una vera canzone nera e una canzone country in uno stesso disco. Ma ho aggiunto, sì, lo metterò nello stesso disco. Back to back, I said, I'm gonna put these things out back to back. Così abbiamo lanciato il disco e credetemi, abbiamo sentito dei commenti molto ironici. Alcuni dei miei migliori amici che avevano inciso dischi R&B per me dicevano, guarda Sam, questo tipo è talmente country che non dovrebbe nemmeno cantare dopo il sorgere del sole, è proprio country. In seguito sono andato a trovare Tommy Cutrer, che ora è a Nashville, alla WRS, una delle maggiori stazioni di radio country, la stazione radio del Grand Ole Opry. Gli ho detto, accidenti Tommy, non potresti mandarmi in onda Blue Moon of Kentucky? E lui, Sam, se lo faccio i miei ascoltatori mi cacceranno dalla città. Quando sono arrivato, Bill è venuto a prendermi all'aeroporto e mi ha detto, c'è un tipo nuovo che farà lo spettacolo con te stasera, diventerà una grande star. E io gli ho chiesto, davvero? È qualcuno che conosciamo? E lui, non mi sembra, si chiama Elvis Presley. Per la verità avevo già sentito nominare Elvis Presley,
Ero vissuto ed andato a scuola nel Texas, avevo visto il suo nome in qualche jukebox di musica country. Sapevo che era un cantante Illy Billy e mi chiedevo allora come potesse diventare una grande star. Persino il nome, Elvis Presley, mi faceva sorridere. No, non sarebbe mai diventato una grande star. Ad ogni modo, io sono arrivato per primo. Ero dietro le quinte che aspettavo quando è entrato Elvis con i capelli pieni di brillantina, un cappotto troppo grande che gli cascava dalle spalle come si usava in quei tempi, il colletto girato in su e i pantaloni troppo lunghi che si insaccavano intorno alle scarpe. È arrivato con 4 o 5 ragazzini, un paio grandi e grossi, un paio piccolini. Sembrava quasi che volesse nascondersi dietro di loro. Così, dopo un po' sono andato a stringergli la mano e gli ho detto: «Salve Elvis, mi chiamo Pat Boone». Lui ha mormorato qualcosa, non ho capito quello che ha detto, era molto timido. Sembrava lo imbarazzasse conversare con qualcuno. Ho aggiunto: «Bill Randall mi ha detto che diventerai una grande star». E di nuovo ha mormorato qualcosa. Neanche questa volta ho capito quello che ha detto, e così ho pensato che forse non aveva niente da dire. Voleva solo entrare in palcoscenico, cantare le sue 4 canzoni e andarsene via. Sembrava molto incerto. È entrato per primo sul palcoscenico, e Bill l'ha presentato al pubblico con molto calore. Solo quando ha iniziato a cantare è sembrato veramente contento, ed anche il pubblico lo era. Io ero felice di avere un disco di grande successo da proporre, perché dovevo entrare in scena dopo di lui. A un certo punto si è sparsa la voce che Presley era in vendita. E credetemi, nessuno mi aveva contattato per chiedermi del suo contratto o di qualcos'altro che avessi da vendere. Difatti non avevo niente da vendere, tranne i miei dischi. Poi ho scoperto che era Tom Parker che stava mettendo in giro questa voce. Questo non mi andava bene. Avevo lavorato duramente per 4 anni, avevo fatto di tutto, o almeno avevo cercato di farlo. Allora ho telefonato a Parker. Lui mi ha detto: «No, né io né nessuno della mia organizzazione è colpevole». Così ho risposto: «Bene Tom, apprezzo molto la tua sincerità nei miei confronti, spero che tu dica la verità». Prima di attaccare mi ha chiesto: «A proposito, saresti interessato a vendere il contratto di Elvis?» Mi ha detto: «Carl, non ho posto per 2 ragazzi che cantano lo stesso genere di cose». Ma poi ha venduto Elvis alla RCA Victor e mi ha detto: «Trovati una canzone, ragazzo mio». Circa una settimana dopo stavo facendo degli spettacoli con Johnny Cash. Una sera in Arkansas Johnny mi ha detto: «Carl, scrivi una canzone sulle scarpe blu di Camoscio». E io ho risposto: «John, non so niente delle scarpe blu di Camoscio, che cosa hanno di speciale?» E lui: «Quando i ragazzi dell'esercito si vestono bene per andare ad un ballo, qualcuno di loro dice: non pestare le mie scarpe blu di Camoscio». Per 2 settimane non è successo niente. Una sera stavo suonando a Jackson e sentì quella frase per la seconda volta. C'erano una ragazza e un ragazzo che stavano ballando proprio davanti alla band. Lei gli ha pestato le scarpe, lui si è fermato e ha detto: «Ehi, non mi pestare le scarpe di Camoscio», e lo diceva sul serio. Non c'era un nome per quello che stavano facendo. Io la chiamavo semplicemente musica ritmica. Ha preso il nome di rock and roll negli anni 50. Dopo l'uscita di Blue Suede Shoes, qualcuno ha detto: «Questo è rock and roll». E mi ricordo di aver risposto: «Se questo è rock and roll, io lo suono da sempre». Yeah, you're in that world, but you ain't no living. Quick, 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 qu
Era una nuova generazione che non aveva preso parte alla guerra, che non aveva ideali e che non sentiva il desiderio di lottare per la pace sulla terra e per distruggere le forze del male. Questi ragazzi erano delusi politicamente e in genere delusi di tutto. Erano i tempi della guerra fredda e loro non potevano farci niente. Una bomba atomica penzolava sopra la loro testa. Così sono diventati molto amari e hanno rifiutato tutto. Volevano una musica che esprimesse questo. Non sapevano di volerla, non era un desiderio conscio. Avevano bisogno di qualcosa che esprimesse la loro aspirazione a vivere solo per quel preciso istante e non più a lungo. Alzate semplicemente la mano, forza! Queste persone vengono da New York e dalla Florida per sentire le mie idee sul rock and roll, per capire perché sono contro e perché credo con tutto il cuore che contribuisca alla criminalità giovanile di oggi. Ci credo al 100%. Ci credo perché so come ti senti quando lo canti. Conosco i cattivi pensieri, i cattivi sentimenti che fa venire a galla. La sensualità del Sud si sente chiaramente in questa musica, che ha le sue origini in quella che si chiama musica di razza, cioè il rhythm and blues, o musica nera. Ringraziamo il cielo che ci sono persone che vengono qui oggi per protestare contro il peccato. Ringraziamo il cielo che ci sono persone che sentono in loro lo spirito del Signore, che si alzano e dicono: è sbagliato, è peccato. Ma voi adolescenti ci siete proprio in mezzo. Il diavolo vi trascina giù, vi schiaccia, vi brucia, proprio così. Il diavolo ha le sue zampe su di voi. Mi capite? Vi ha portato in basso, tenete la testa bassa e avete paura di morire. Ragazzo, così non mi dimostrerai la tua forza, ma la tua debolezza. Dai giorni dei padri fondatori, tante delle conquiste culturali dell'America sono approdate oltreoceano, portando gioia e felicità.
Il twist è l'ultimo nostro contributo. Da Copenaghen a Milano, tutta l'Europa si muove al ritmo dell'ultima scoperta dei pazzi americani. Tutta l'Europa è impazzita per il twist. Il twist dalla pista da ballo è arrivato al centro degli affari. Ci vuole un certo non so che per fare il twist. Ricordo che il responsabile del varietà della BBC mi ha chiesto per quanto tempo, secondo me, sarebbe durato. Se 3 mesi? Sì, mi pare che disse proprio 3 mesi. Oppure 2 mesi, non ricordo. L'ho rivisto 6 anni dopo, al primo concerto dei Beatles. Sono andato da lui, al Carnegie Hall, e gli ho detto: e ora per quanto tempo credi che durerà? Gli rincresceva a riconoscere che avevo avuto ragione io e che sembrava senza fine. Ciò lo rattristava molto. Ora è morto. È durato più di lui. Donegan odiava con tutto se stesso il rock and roll, perché secondo me Donegan è fondamentalmente uno snob della musica. Per lui il rock and roll non valeva niente, perché era senza pedigree. I vicini di casa più poveri si riunivano per fare una festa con qualche bottiglia di vino fatto in casa. Suonavano qualcosa con una scopa, una chitarra o qualunque altra cosa a portata di mano e cantavano una versione nera di Knees Up Mother Brown. Magari poi facevano una colletta per quello a cui toccava pagare l'affitto. Questi erano i Rent House Party, o Schiffo Party, o Schiffo Music. Ognuno faceva quello che voleva. Così abbiamo adottato questa parola. Noi suonavamo la musica folk dei poveri, perché non eravamo negri del Delta.
Pakistan High Street. È lontana, vero? La rock and roll è dire che deve essere rock and roll. Mi stai facendo che io conosca per eliminare. Perché mi chiedete eliminare il rock and roll dai programmi P.A.K.E.W.K.? Bene, il motivo è molto semplice. 17 anni fa ho messo a punto un sistema di indagine presso i negozi di dischi. Questo sistema è stato copiato dalla radio di tutto il paese. Chiedevamo nei negozi quali dischi si vendevano di più e il giorno dopo li facevamo sentire. 17 anni fa era un po' più bello, 5-10 anni fa era perfetto. Oggi è finito, il sistema è ormai superato. Il sistema anche i dischi di rock and roll. Niente più rock and roll su KWK dopo questa settimana. Dalla settimana prossima potremo sicuramente sentire dischi di musica popolare. Li faremo ascoltare di Rogers, Johnny Mathis e tanti altri. Tutto in meglio della musica. Questo è il nuovo sound di KWK. Quando tutti insieme si vuole una stessa cosa, la si ottiene. L'importante è essere d'accordo. Tutto ciò che dobbiamo fare è tenere presenti le nostre esperienze passate, mi capite? Facciamo fluire amore ed estasi tra i nostri corpi. Eccitarsi fino a perdere la testa, al punto di non poter andare più oltre lungo la strada. Siete pronti? Stewart descrive i suoi concerti come 90 minuti di estasi che ha ogni volta in cui si esibisce. 90 minuti di estasi senza i quali non riuscirebbe ad andare avanti. Quella è la sua vita, quei 90 minuti di estasi. Secondo me è come una droga. Quando te la vedi brutta sei costretto a prenderne. Prenderne in modo da poterti sentire qualcuno. Perché è questo che mi viene in mente. Tu puoi diventare preda dell'abitudine e della gratificazione che l'immediato contatto con il pubblico ti dà. Ma io non posso accettare che questa sia l'unica cosa che ti realizza, che fa emergere il tuo vero io. Non posso immedesimarmi in una tale situazione. Posso capirlo, ma non vorrei essere così. Non è così che posso realizzarmi. Molti diranno che questo è lo stile di vita più straordinario ed eccitante che ci sia. Io però non sono d'accordo. Sei sottoposto a continue pressioni, voglio dire, accidenti, non puoi mai decidere della tua vita. Ci vennero offerti, non ricordo più in che occasione, $2 milioni circa se avessimo fatto un certo numero di spettacoli durante l'anno, il che avrebbe significato viaggiare tutto il tempo, suonare ogni weekend per qualcosa come 3 o 4 giorni alla settimana. Fui quasi sul punto di accettare, ma poi dissi, no, non posso farlo, voglio avere i miei spazi, il mio tempo, la mia famiglia.
così lasciai perdere. Gesù disse: guardate quello che accadeva ai tempi di Noè. E al tempo di Noè si viveva esattamente come oggi. La gente aveva rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Le danze orgiastiche erano pratica quotidiana. Mangiavano smodatamente. E tutto questo marciume proliferava. Gesù disse: ricordate quel tempo, come è descritto nella Genesi, ai capitoli 6 e 7, e allora saprete come sarà quando verrà il figlio dell'uomo. Beh, io credo che oggi viviamo come al tempo di Noè, e tutta la cultura rock sta solo portando la gente verso il male anziché verso il bene, esattamente come faceva la gente in quei giorni. La musica nacque allora. Una musica che non potrà essere cancellata e che sarà ricordata a lungo. Uno degli aspetti più interessanti di questi anni è che ci sono tantissime persone che vogliono diventare musicisti. Ci sono tanti ragazzi giovani con la chitarra in mano che vogliono suonare. Questo fenomeno ha un significato ben preciso che non tutti colgono. La maggioranza della gente tenta di essere creativa. Non è mai stato così negli anni 60.
Ma tutta questa gente che ascolta la musica, tutti questi ragazzi che vogliono suonare la chitarra, che vogliono diventare delle rock star, sono in realtà coinvolti culturalmente e musicalmente. È straordinario che così tanta gente voglia suonare, che si lasci trascinare dalla musica e la prenda così seriamente. Per definire questo fenomeno, cioè che la gente si interessa alla musica, uso il termine cultura, non nel suo significato più vero e importante della parola, ma è cultura, una cultura da strada se vuoi, ma pur sempre cultura è. L'epoca della mediocrità. Questa è probabilmente l'epoca più insignificante nella storia della civiltà occidentale. Ora, rispetto al 1967, c'è una differenza stupefacente. Tempo addietro, quando tutto sembrava dover cambiare, i giovani facevano tante cose, c'era musica ed era meraviglioso. A quel tempo ero all'università, ricordo che mi sono avvicinato a tutto questo. Sembrava molto più interessante scrivere dei Byrds e di ciò che stavano facendo che non di Faulkner o Fitzgerald o qualcosa del genere. Era così facile essere grandiosi, era così facile essere trascinati, perché tutti venivano trascinati dalla marea. Sembravamo destinati a un incredibile futuro, ma tutto è finito in un completo fallimento. Ma spesso così vanno le cose. Penso che la storia di Mike Oldfield sia la più straordinaria di tutta la musica rock. L'ho conosciuto quando aveva circa 16 anni.
Al tempo lavoravo in un negozio di dischi dove si spedivano ordinazioni per posta e Mike stava cercando di fare conoscere alcune sue registrazioni. Lo conoscevo solo come chitarrista di prima classe che girava con musicisti come Kevin Ayers. Cercava qualcuno che credesse nelle sue idee musicali. Eravamo un po' tutti senza soldi in quei tempi a Virgin, ma gli abbiamo offerto l'uso del nostro studio di registrazione, che è tuttora vicino ad Oxford, in una grande casa chiamata The Manor, e sparì per lavorare ai suoi nastri. 12 mesi dopo, portando i suoi nastri a Medan, nel sud della Francia, dove si tiene una grande rassegna internazionale di musica, sperando così di fare decollare la cosa. Ma, come era prevedibile, nessuno se ne interessò. Una casa definì quella musica un mucchio di spazzatura senza senso. Un'altra casa discografica disse che se aggiungevamo qualche voce ci avrebbero dato $20,000 e noi rispondemmo che non eravamo così disperati. Tornammo in Inghilterra senza che nessuno avesse dimostrato alcun interesse, neppure all'estero. L'unica cosa che posso fare è truccare queste canzoni. Alla fine decidemmo di incidere noi stessi il disco, cosa che facemmo dandogli la sigla V2001. Poi pensiamo di organizzare un concerto per promuovere il disco, c'era solo un problema. Nel disco ci sono circa 40-50 strumenti e Mike li aveva suonati quasi tutti da solo. Il concerto fu un grande successo e la musica di Tubular Bells, senza quasi nessuna promozione, incominciò a vendere più velocemente del ritmo con cui riuscivamo a stampare le copie. Le vendite erano alle stelle. In Inghilterra andò dritto nelle classifiche, dove è tuttora. Il suo album riuscì a vendere circa 5 milioni di copie entro la fine dell'anno e nella sola Inghilterra 1 milione di copie. Naturalmente eravamo entusiasti e pensavamo subito al modo in cui promuovere il disco in America, Australia, dovunque. Ancora però c'era un problema. Mike era sparito. Dopo il concerto ebbe un esaurimento e tornò a casa dai genitori, apparentemente per costruire un laghetto per le anatre. Così ci ritrovammo con un artista che era il numero uno, che non voleva essere intervistato, che non voleva suonare in pubblico, che non voleva viaggiare e che voleva solo restarsene a casa a comporre. Non so da dove attinga le sue idee musicali, anche se ha imparato molto da un compositore che aveva conosciuto con Kevin Ayres, David Bedford, che gli aveva dato dei dischi dei Delias e Vaughan Williams. Tutta la sua musica è composta con una cura estrema. Egli registra personalmente ogni piccolo segmento utilizzando fino a 90 piste. In Tubular Bells, per esempio, ha sovrainciso qualcosa come 10.000 piccoli pezzi. In Nomadown, il suo terzo pezzo, ha inciso un pezzo sull'altro talvolta da consumare completamente il nastro, oltre a se stesso, e ha dovuto ricominciare tutto da capo. Il mixer che ha ora, con cui ha registrato la sua nuova musica spaziale, gli consente ancora più libertà. Inizi con un suono arido, poi lo elabori e diventa più brioso. Poi ci inserisci l'eco, solo una ripetizione. Poi acceleri quest'ultima. Questa è la prima ripetizione. Puoi aumentare il numero. Aumentare le sequenze. Puoi alterare il volume della ripetizione, così il volume è più forte della prima nota. Mike
che scrive la composizione musicale come un qualsiasi altro compositore e dopo aver registrato i diversi elementi della musica li mescola tutti assieme. Un pezzo che dura forse da 40 a 45 minuti può comportargli quasi un anno di lavoro. Qua c'è un sintetizzatore dai toni alti. Sembra un piccolo animale rauco con il mal di gola. Le vibrazioni di una chitarra, i toni dell'organo, il basso dentro il basso là. C'è il rimbombo di un gong là. Gong, campana, il mandolino inizia qui. Lavora praticamente da solo, in isolamento e pace completa. Quindi si inseriscono i timpani. Quelli sono sintetizzati. Un sonaglio, tre chitarre elettriche, sintetizzatori che suonano. Questa è l'illusione. In momenti diversi l'uno dall'altro. E così è riuscita ad ottenere un grande successo, pur rimanendo fuori da quel mondo vincolato a supervendite, imballaggi, prodotti e promozioni. Certo, il più delle volte è vero. La maggior parte della musica popolare è così. Stare nel mezzo è il messaggio vero. Qui i gong. Da qui parte l'insieme. Ma fortunatamente ci sono delle eccezioni. Ci sono musicisti che lavorano nel campo della musica rock che hanno scelto il rock o il pop, come lo volete chiamare, come linguaggio, come mezzo di espressione per parlare alla gente con sincerità. Chitarra di sostegno, una chitarra a doppia velocità registrata a velocità dimezzata, così quando aumenta il suono va in alto. E questi musicisti lavorano senza compromettere la loro musica e senza lasciarsi coinvolgere da certe situazioni come la gente comune si aspetta dalle cosiddette pop star. Mike, per esempio, molto di rado mi telefona per chiedermi come vanno le vendite. A dire il vero non so se ha mai telefonato per chiedermi questo. Non è mai interessato alle notizie o alla pubblicità sul suo conto. Penso che ci siano alcuni artisti, come Elton John per esempio, che concepiscono la musica come un affare e che a tal fine si occupano anche della loro immagine, cosa che Mike non fa. Lui, come me, non è un grande oratore, conosce esattamente i suoi limiti. È convinto di non avere molto da dire a parole, mentre ha invece molto da dire attraverso la musica. Questa è la prima melodia. L'altra è... Forse la loro musica non è ancora molto sofisticata, ma è un inizio. Comunque, credo che un compositore come Mike Oldfield sia fra le migliori promesse che abbiamo per la musica contemporanea. Ecco, vanno perfettamente d'accordo. Che cosa ti dà fastidio? Il pop. Il commercio del pop. Voglio dire, è un po' sciocco. Non credi? Io penso di sì. Non voglio esservi coinvolto. Da che cosa? Quali cose sono sciocche? Bene. Non posso fingere sempre. Se sono ubriaco, per esempio, allora non fingo. Faccio di me stesso una vera esibizione. Ma la maggior parte delle volte si tratta proprio di esibirsi. Preferirei farlo qui. Penso che questi giovani abbiano creato più danno alla nostra gioventù di qualsiasi altro evento che può essersi verificato in questa nostra epoca. La gente ha imitato il loro stile di vita, il loro modo di vestire, di esibirsi, il che ha dato vita ad una generazione dall'aspetto sporco e sciatto. Ma ora credo iniziamo ad allontanarci da tutto questo.